non ci siamo mai accorti di nulla in particolare, né riteniamo di essere una famiglia particolarmente esposta a problemi di qualsiasi natura. Il resto è tutto da valutare. Se ci sono delle responsabilità da parte di altri, evidentemente, come è giusto che sia, dovranno essere appurate e approfondite. Per una questione, ritengo, di giustizia nei confronti di mio figlio, ma anche degli altri, di tutte le ipotetiche possibili vittime di queste vicende, perché rendiamoci conto che stiamo parlando sempre di ragazzini di 14 anni, di 15 anni. Da due giorni dietro alla porta della rianimazione dell'ospedale Villa Sofia di Palermo parla così Manuela, la mamma di Luigi, ragazzino di 14 anni volato dal primo piano del liceo Cagnizzaro. Stravolta da una tragedia inaspettata, chiede certezza su quello che è successo martedì scorso. Visto la stranezza di questo fenomeno così improvviso, così violento, che vadano fatti degli accertamenti. Non credo di chiedere niente di straordinario. La madre non crede fino in fondo che Luigi si sia buttato giù. L'interrogativo che rimane sospeso è se qualche compagno, magari per scherzo, lo abbia spinto. Manuela però smentisce che Luigi, ricoverato in condizioni gravissime e costantemente sedato, si sia risvegliato per un attimo rispondendo a cenni del capo ad alcune domande e confermando che fosse stato spinto. Ipotesi che comunque gli investigatori stanno valutando con grande cautela. In tanti si chiedono cosa sia passato per la testa di un ragazzino che conduceva una vita normale. Mio figlio non mi ha mai dato nessun problema e nessun elemento per poter ritenere che ci fosse un disagio. Come qualunque genitore sarei intervenuta se l'avessi minimamente avvertita questa richiesta, anche se me l'avesse fatta. Però stiamo parlando sempre di ragazzi di 14 anni, non conosciamo a volte il tessuto sociale nel quale si inseriscono. È un'età difficile. Scettica la mamma di Luigi su quello che è stato chiamato il testamento del figlio, la pagina inserita nel libro di storia sequestrato dalla polizia in cui parlava dell'inutilità della vita. Io non ho visto niente ancora, pare che ci siano delle cose scritte che ci hanno detto. O quello che ho letto, sì, nelle mani della magistratura. Ma questo non ci chiarisce comunque la causa del disagio, né la provenienza. Trovo strano che un ragazzo all'1:30 della conclusione delle lezioni si fosse fermato nella classe e che la classe fosse incustodita. In attesa di sviluppi, per la mamma quello che conta è solo che Luigi torni a sorridere. Mi auguro che mio figlio potrà di qui a giorni raccontarci realmente come sono andate le cose.